aderire alle stronzate della CGIL? Adesso prendi 760 euro al mese, che insieme mi fanno 1.402 euro. Non sembrano pochi. Ma se ci togli l'affitto, il condominio, l'acqua, la luce, il gas. 123 euro la rata della macchina. Un appunto. Niente più niente al mondo, basato su un testo dello scrittore Massimo Carlotto, è uno spettacolo forte e intenso, sostenuto dalla bravura di un'attrice straordinaria come Crescenza Guarnieri. Sul palco il tavolo di una cucina immersa nel buio, una sedia rovesciata a terra, una bottiglia di vermouth con cui la protagonista riempie i suoi bicchieri, rifugiandosi nell'alcol come ultimo piacere. Sembra insomma una storia privata e poi va a raccontare un'Italia che esiste. Sì, denuncia un ammalamento culturale, un ammalamento di aspettative, perché comunque io dico sempre, questa poi non è una famiglia in realtà povera, in tre arrivano a 2.000 euro quasi, una volta sarebbero stati 4 milioni, ma una famiglia di tre persone avrebbe vissuto benissimo. Oggi sono scarsi 2.000 euro e tu non sai che farci se ci togli l'affitto, il condominio, come dice lei. Poi è stupendo perché a un certo punto dice alle spese fisse devi aggiungere il mangiare, perché il mangiare non rientra tra le spese fisse, quando invece dovrebbe essere la prima spesa fissa, nutrirsi, vivere. Scusi signore se mi permette, ma da costosi affari c'è un'offerta incredibile. 8 scatolette di tonno da 80 grammi l'uno con una ciotola in vera ceramica in omaggio a soli 4,20 euro. Quella mi è scoppiata ridere in faccia. Ma quella non è tonno, signora. Io compro solo tonno rosso di Falignana. Non è tonno, e che cos'è? È squalo. Quello che ci hanno fatto pure il film. Me l'ha fatta assaggiare la mostra tu, c'aveva ragione. Era tutta un'altra cosa. La cosa che mi piace tanto di questo testo è che c'è una denuncia della destra e della sinistra, dell'assenza, c'è una denuncia d'assenza politica, perché comunque si poteva non arrivare a questo punto. La recessione è tutto il mondo, però chissà perché in altri paesi come la Francia, la Spagna, comunque c'è culturalmente un movimento che dà speranza, che ti fa guardare il futuro. Qui sembra che stiamo andando sempre più ad appiattirci perché ci vogliono tutti un po' così tranquilli, no? Però poi succede questo, perché questa è la depressione dei poveri che sta nelle case. Cioè che rischia di esplodere, ma sta esplodendo, perché i ragazzi che si ammazzano di botte per strada è un'esplosione che parte da, è un'implosione della famiglia. Poi si esplode fuori e poi appunto sempre di più le famiglie dove succedono tragedie, insomma. Un musetto che un amore magari te ne puoi andare in televisione e ti puoi far ammirare da qualcuno ricco che poi ti sposa. Ma se tu vai tutto il giorno in giro col caschi in testa, te chi ti? Non ti vorrei mica fidanzare con uno di questi del quartiere? Morti di fame come a noi, e non sbattermi la porta in faccia quando ti pare. Lo spettacolo è in scena al Teatro Argo di Roma fino al 30 novembre. Io racconto una solitudine, perché è una solitudine fatta di non comunicazione con la figlia, col marito, col vicino di casa. Non c'è comunicazione, anche perché pian piano ci hanno educato alla diffidenza verso il vicino. Poi in quartieri semmai un po' più poveri è facile che il vicino sia straniero, e tu quindi ti hanno detto che quello, lo straniero, è il tuo problema. È quello che ti sta creando problemi. Non dimentichiamoci che in città come Torino, Milano e quant'altro, gli stranieri di una volta eravamo i meridionali. Io sono una meridionale, sono pugliese. Eravamo noi, e si diceva non si affittano le stanze ai meridionali. Quello, il cugino d'Arturo suonava la chitarra che andava il cielo in una stanza. Quando tu cominci a andare non più carino. Io saluto tutti gli spettatori di Spettacolo che Spettacolo, vi invito a vedere lo spettacolo nostro, si chiama Niente più niente al mondo, tratto da un romanzo di Massimo Carlotto, adattato e diretto per il teatro da Nicola Pistoia. Saremo in scena fino al 30 e la domenica alle 19, altrimenti tutte le sere alle 21.